Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi make up freschissimo, mi fa pensare subito alla primavera. Vogliamo sentire magari soprattutto, questa cosa mi riguarda tanto, il sole sulla pelle, adesso viene Pasquetta, queste giornate all'aperto e quindi magari non ci vogliamo truccare troppo, non vogliamo essere troppo appesantite. E poi l'ho pensato per delle occasioni d'uso in particolare, ovvero un viaggio, un'uscita all'ultimo minuto, non lo so, questi momenti in cui non abbiamo tempo di truccarci, non abbiamo troppi prodotti da usare, da avere a disposizione e così via. E quindi ho deciso di utilizzare 5 prodotti soltanto. Questi 5 prodotti che sono secondo me i prodotti che bisogna avere maggiormente, i prodotti che sono proprio indispensabili per un make-up del genere, ma ovviamente questa è la mia visione, perché ad esempio tra questi 5 per qualcuno potrebbe non essere indispensabile il mascara, per dire, perché magari ha le ciglia fantastico oppure ha queste ciglia, l'extension alle ciglia, e quindi togliendo il mascara ha delle ciglia, ha delle occhiaie invece magari molto accentuate, deve usare per forza il correttore. Quindi questi sono i miei 5 prodotti, ovviamente ognuno avrà poi i suoi 5 must have. E quindi questo è il make up che ho pensato, che ho riprodotto, spero vi piaccia, vi sia utile. E poi questo video è il primo di un altro, diciamo che ho pensato questo video in combo con un altro che vedrete ovviamente in seguito, lo caricherò dopo e lo farò appunto tra poco, perché questo è l'inizio. E quello che ho pensato di fare dopo questo praticamente riguarda una rivisitazione di un make up da giorno, come trasformarlo in un make up da sera, in un make up più strong, cambiando soltanto qualche prodotto e aggiungendo qualcosa in più. Io spero di esservi utile, spero che vi piaccia il video che andrete a vedere. Grazie per essere tornati sul canale, un bacio. Allora ragazze, dato che questo di oggi è un trucco abbastanza particolare perché è pensato con soltanto 5 prodotti, comincerò dalla base, cosa che non faccio quasi mai, e vado ad utilizzare il fondotinta di Avril nella colorazione Claire, questo qui. Allora vado a metterlo sulla mattonella e poi con la mia spugnetta, la Beauty Blender della Real Techniques, vado a stenderlo su tutto il viso. Questo ha una formulazione leggerissima, l'ho scelto proprio perché è un prodotto molto leggero e si addice perfettamente al tipo di trucco che voglio andare ad ottenere, quindi freschissimo, luminoso e quasi da pelle struccata. E dopo aver inumidito la mia spugnetta, mi raccomando, non dimenticate mai di inumidire la spugnetta, perché riuscirete a stenderlo perfettamente, avrete una resa più omogenea, più sfumata. Dato che non ho preso tra i miei prodotti, non ho scelto un correttore, utilizzerò il fondotinta anche tamponandolo sugli occhi, appunto per dare un minimo di base alla palpebra. Adesso ragazze, procedo con il mio secondo prodotto, e questo è il blush della Essence nella colorazione 70 Kissable. Vado ad utilizzarlo innanzitutto sulle guance, quindi vado a dare un po' di colore al mio incarnato, e questa volta invece di utilizzare il mio solito pennello andrò a prendere questo pennello qui di Real Techniques, che vi ho mostrato anche in un altro video, e questo fa parte del set da 4 di questi pennelli qui dorati. Non vi dico il nome perché si è cancellato e quindi non lo riesco a leggere. Comunque prelevo il prodotto e poi vado a tamponarlo e poi proprio a lavorarlo sulla guancia in questo modo. Otterrò un colorito freschissimo e veramente molto 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 naturale. Questo pennello ve lo consiglio, se non sapete che pennello utilizzare per il blush, ve lo straconsiglio, perché è morbidissimo, le setole sono veramente confortevoli, è proprio piacevole mettersi il blush con questo pennello. E poi è indicato sia per blush in crema, in particolare anche cream to powder, tipo quello lì che vi ho mostrato nell'ultimo video che riguardava appunto il blush, che per i blush in polvere come in questo caso. Anche se ho soltanto utilizzato questi due prodotti, il primo questo fondotinta leggerissimo, quasi una BB cream, quasi una crema colorata, che il Le Fond de Teint dell'Avril, e poi il blush, ho utilizzato quindi soltanto due prodotti e già vediamo come il viso sembra fresco, riposato e luminoso, per diciamo adatto per presentarsi al pubblico, per non essere proprio totalmente grigie al mattino presto, anche perché ovviamente
come avrete visto nella presentazione, un trucco fresco, veloce, semplice e appunto adatto a chi non ha tempo, a chi non ha tanti prodotti, a chi magari va in viaggio, non ha modo di portarsi troppi prodotti dietro, e quindi è adattissimo per questo tipo di utilizzo. Quindi passiamo subito al prossimo prodotto, il terzo dei 5, e andrò ad utilizzare la mia matita per le sopracciglia. Allora, come vi ho già detto in qualche altro video, una cosa molto importante è tenere a posto le sopracciglia, perché comunque incorniciano lo sguardo, come ben sappiamo, incorniciano proprio anche tutto il viso, perché se abbiamo delle brutte sopracciglia non curate e così via, anche se siamo truccate bene, anche se abbiamo reso il trucco bello, non sarà mai bello quanto un trucco fatto con delle sopracciglia che stanno a posto, anche se non sono magari perfette, anzi certe volte è anche più bello avere delle sopracciglia più naturali, però devono essere delle belle sopracciglia messe a posto e sistemate. Ragion per cui il mio terzo prodotto è la mia matita per le sopracciglia. Che cosa vado a fare? Innanzitutto vado ovviamente a pettinarle, dopodiché vado ad aggiungere qualche peletto con la matitina e poi le ripettino successivamente. Ed ecco ragazze, anche il terzo prodotto è stato utilizzato. Adesso ragazze, dopo aver utilizzato il terzo prodotto, ovvero la matita per le sopracciglia, torno indietro e vado a riprendere il secondo prodotto che vi ho mostrato, ovvero il blush. Come vi ho detto sempre nel video che riguardava il blush, ve lo lascio nell'info box se non l'avete visto, i prodotti di make up, i blush, come qualsiasi altro prodotto, possono essere utilizzati se ci piacciono, se sono adatti, anche non solo tanto per l'utilizzo per i quali vengono venduti. Quindi in questo caso andrò ad utilizzare il blush anche per definire la mia piega dell'occhio, dare un po' più di profondità e di colore alla palpebra. Vado a prendere il mio pennello da sfumatura, il 217 di MAC, abbastanza ampio ma comunque fitto, vado a prelevare un po' di prodotto e poi sfumo nella mia piega dell'occhio in questo modo. Ed ecco che subito lo sguardo viene incorniciato e diventa più penetrante. È una scelta furba che sono voluta andare a fare appositamente, questo utilizzo multiplo insomma. Allora, dopo aver utilizzato quindi di nuovo il secondo prodotto, il terzo l'abbiamo già visto, andiamo a prendere il quarto e sto parlando del mascara. Come non inserire, almeno per quanto mi riguarda, secondo me, il mascara tra i 5 prodotti must have, i 5 prodotti di cui abbiamo per forza bisogno per ottenere un make up completo con soltanto 5 prodotti. E ovviamente piego le ciglia prima. E poi stendo il mascara. E adesso ragazze, dopo aver applicato mascara su ciglia superiori e inferiori, vado con l'ultimo step, con l'ultimo prodotto, ed io ho deciso di utilizzare la Yum Tint di Neve, anche questa ve l'ho mostrata nel video riguardante i blush. Allora, ho deciso di utilizzare questa perché volevo un prodotto che mi andasse ad idratare le labbra, che me le andasse leggermente a colorare e che fosse molto molto naturale e fresco, e questo è perfetto e adattissimo per questo tipo di utilizzo. Quindi vado subito a stenderlo sulle labbra e poi lo tampono un po' per dare un effetto ancora più naturale. E guardate quanto è naturale l'effetto, sembrano veramente le mie labbra naturali, per questo mi piace tantissimo questa tinta. Ne ho messa poca, ma comunque se ne andassi a mettere di più otterrei un effetto un po' più colorato e anche un po' leggermente più cremosino. Allora ragazze, questo è il make up finito, io spero vi piaccia e soprattutto possa tornarvi utile in qualche modo per qualche occasione, sia per quanto riguarda il molteplice utilizzo di tanti prodottini, non solo del blush ma di qualsiasi altro prodotto, quindi vi apro la mente sotto questo punto di vista, e anche per quanto riguarda il fatto che vi possa tornare utile per qualche occasione in particolare, quindi quando abbiamo poco tempo, quando andiamo di fretta, quando possiamo utilizzare solo pochi prodotti, quando ci possiamo portare dietro solo pochi prodotti e così via. Grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale se non lo siete già. Grazie ancora e alla prossima.